Buongiorno, sono Giampiero Valè, sono docente di genetica dell'Università del Piemonte Orientale e sono qui per parlarvi del progetto Micro for Life, finanziato dalle fondazioni Ager. L'Università del Piemonte Orientale si occupa del riso in questo progetto, del microbiota che interagisce con il riso. Qui siamo al confine tra Vercelli e Novara. Il riso è una coltivazione importante a livello mondiale perché rappresenta l'alimento di base di più del 50% della popolazione. È importante per l'Italia perché l'Italia è il maggior produttore europeo di riso. Quindi una coltura di importanza rilevante economica e nutrizionale. Però ha dei problemi il riso. Il riso consuma molta acqua, come potete vedere, un ettaro di riso coltivato in sommersione continua consuma 20.000 metri cubi d'acqua. Il riso è attaccato dalle malattie, ci sono malattie fungine, malattie batteriche che lo possono attaccare. Il riso, come alimento consumato dagli umani, è importante per l'aspetto qualitativo, può accumulare degli metalli che hanno un effetto benefico come zinco e ferro, o può anche accumulare dei metalli che hanno un effetto tossico come l'arsenico e il cadmio. I batteri possono dare un aiuto in tutte queste cose perché possono consentire di risparmiare acqua durante la coltivazione del riso, di aumentare la resistenza del riso alle malattie e di migliorare la qualità del prodotto finale che quindi verrà destinato al consumatore. E questo è il nostro programma, quello di cercare di utilizzare i batteri per migliorare queste caratteristiche.